È stata inaugurata sabato 23 settembre nelle sale di Palazzo Moncada a Caltanissetta la collettiva di pittura Corrispondenze in materiali. Curata da Graziella Bellone e composta da 40 opere d'arte, la mostra offre una varietà di tecniche, xilografia, pittura d'olio, acrilico, materico e pittoscultura. Cinque talentuosi artisti presentano ognuno 8 opere suddivise in 5 sezioni che si fondono in modo armonioso. L'ingresso è gratuito e il finissage si terrà il 14 ottobre 2023. È una stampa sul legno, si chiama xilografia. È una tecnica antica in quanto la tecnica della xilografia è una tecnica a stampa alta, cioè si toglie via quello che non deve stampare e stampa quello che resta, cioè intagliando il resta. Mentre questa è una tecnica che stampa sia basso che alto, cioè stampa il fondo e la linea. E tutto in una volta. Ho portato delle pittosculture perché in realtà io sono uno scultore e da anni tratto la scultura da appendere, quindi uso sia il colore che il materiale di qualsiasi tipo. In questo caso è materiale di recupero. Sono oggetti da buttare che ho recuperato a dare vita nuova, in forma artistica. Infatti la sezione si chiama Palingenesi. Quindi rinascita, rinnovo, rinnovarsi delle cose. Secondo lei, cosa la accomuna agli altri artisti? L'immediatezza nell'atto poietico, se mi posso esprimere così, perché cerchiamo di andare sempre oltre quelli che sono i limiti del logos. La forza di questa mostra è il fatto di essere totalmente eterogenei l'uno rispetto all'altro. E però c'è un legame sottile, molto forte. Può essere riferito soprattutto alla passione, intesa come uno scavare dentro l'anima. Anche questi dipinti miei, devo dire che nascono anche con molta sofferenza. Sono una pittrice e illustratrice e vivo e lavoro viaggiando per l'Europa. Mi trovo soprattutto in Sicilia, 3 mesi in Sicilia, dedicati alla conoscenza di questa terra meravigliosa. Io sono una cacciatrice di luce, quindi non c'era luogo migliore che la Sicilia. E ho, diciamo, pensato una serie di quadri che potessero omaggiare questa terra così ricca.